Gran giornata, la seconda di ritorno del girone F di Serie D con due derby e altre due gare di grande importanza, a cominciare dal match del Savini tra Notaresco e Campobasso. La prima della classe sfida il suo passato, visto che tra i lupi molisani ci sono tanti ex, Bontà, Candellori, Dalmazzi e poi il DS Stefano De Angelis e il tecnico Mirko Cudini. Lecito attendersi una gara ricca di pathos, con gli ex che faranno il possibile per interrompere la marcia entusiasmante del Notaresco, che domenica scorsa ha vendicato la sconfitta dell'andata col Vasto Girardi e ora cercherà di fare cappotto ai tanti ex dopo il blitz dello scorso settembre. Assenza pesante tra i molisani, quella dell'attaccante Danilo Alessandro. Nel Notaresco potrebbe debuttare l'esperto portiere ex Rimini Francesco Scotti, che in settimana ha firmato. E lui il sostituto di Ginestra. Out ancora Marcelli. Al Mariani Pavone uno dei due derby, quello tra Pineto e Chieti, due compagini scottate dalla prima giornata di ritorno. I neroverdi di Di Meo devono cancellare la dolorosa sconfitta dell'Epifania contro la Vastese. Probabile un avvicendamento tra i pali, con Tano al posto di Bruno, che paga il decisivo errore del l'ultima partita. Probabile anche l'esclusione in avanti di Traini, mentre Di Meo potrà affidarsi al fresco ex Sarrizzo, oltre che al bomber Sivilla, supportato da Bagigalupo nel nuovo 4-4-1-1. Pineto deluso dalla trasferta di Fiuggi, sconfitta causata da troppi errori. In settimana è giunta la cessione al Fano di Stefano Amadio, il tecnico Amaulo guarda avanti. In questo momento occorre curare ancora tutti i particolari e fare una prestazione di sopra delle righe. Incontriamo una squadra come il Chieti, una squadra che è stata ristrutturata da capo a piedi, quindi ha un organico adesso importante per la categoria, ha un obiettivo di raggiungere prima possibile la salvezza, quindi ci aspetta un derby sicuramente difficile contro una squadra solida e organizzata come il Chieti. All'Aragona l'altro derby tra Vastese e Giulianova, momento molto difficile per i giallorossi di Del Grosso, indisponibili, Cesario squalificato e Barlafante infortunato, è al centro di voci di mercato che lo vogliono vicino al Catanzaro. Del Grosso potrebbe tornare al 3-5-2 e ridare fiducia a Diamutene, ristabilito l'ex Suriano che cerca una maglia da titolare. La vittoria col Chieti ha dato entusiasmo alla Vastese, che ora cerca continuità per irrompere in zona playoff. La società incentiva i tifosi, biglietti della Davalos a 5 euro. Il tecnico Amelia presenta il match. È una gara insidiosa, una gara che magari sulla carta sembra facile, ma in realtà non lo è. Può diventare facile se la interpretiamo nel migliore dei modi, come abbiamo fatto nelle ultime settimane. Quello che sta accadendo adesso è frutto di come è stato interpretato il momento difficile che abbiamo passato all'inizio del campionato, e su questo i tifosi sono stati eccezionali, perché ci hanno sostenuto, hanno capito che c'era bisogno di cambiare marcia e ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci. Noi cerchiamo di dargli soddisfazioni come quelle che gli abbiamo dato nel derby di Chieti. Gara delicatissima per l'Avezzano, che dopo l'insperato pari di Campobasso cerca tre punti nello scontro diretto del De Marsi contro la San Giustese in chiave play-out. I marchigiani hanno cambiato la guida tecnica, via Stefano Senigallesi, al suo posto l'ex Forlì Nicola Campedelli. Tra i marsicani out lo squalificato Traditi, guarderà la gara dalla tribuna il tecnico Meco Monaco, anche lui fermato dal giudice sportivo. Noi dobbiamo fare il possibile per vincere questa partita contro una squadra affamata di punti come noi. È uno scontro diretto, ma noi giochiamo in casa, quindi dobbiamo far valere sicuramente il fattore casalingo. Una squadra che negli ultimi anni ha fatto molto bene, quest'anno sta avendo qualche problema, ha perso qualche giocatore anche a dicembre, però noi queste cose non le dobbiamo guardare, noi dobbiamo pensare a casa nostra e quindi dobbiamo cercare di ottenere il massimo da questa partita, perché per noi è di vitale importanza.